Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate lui, il Gogo Bird, questo uccellino di cui ho portato la recensione qua sul canale, che vi lascio qua sopra nelle schede nel caso non l'abbiate vista? Questo uccellino incredibile, adatto ai bambini ma anche agli adulti, perché è pazzesco per come è costruito, per come è ingegnerizzato e soprattutto per il suo costo veramente veramente basso, perché il prezzo su Amazon era variabile tra i 30 e i 40 euro, una cosa del genere, dipende dal momento, dagli sconti e via dicendo. Quindi un regalo pazzesco da fare a un ragazzino, perché è di un divertimento incredibile. Quindi, dopo la recensione di questo prodotto, il 19 marzo 2021 sono stato contattato su Instagram direttamente dalla Gogo Bird, dicendomi che avevano visto il mio video sul mio canale YouTube e se volevo recensire il loro nuovo prodotto, ovviamente di categoria superiore a questo, sia per costo che per tipologia di prodotto. Quindi mi avevano detto se ero interessato e se sì, di inviargli il mio indirizzo, dopodiché mi avrebbero inviato l'esemplare da provare. Ovviamente entusiasta, perché comunque se questo era tanta roba ed era un prodotto diciamo molto economico, ho detto cavoli, chissà quella versione che costa molto più di questa, di cui tra poco vi parlerò in maniera più precisa. Sì, inviatemelo e lo recensirò molto molto volentieri. Dopodiché è passato qualche giorno, mi avevano detto che mi avrebbero inviato il codice rintracciabilità del pacco, ma non si erano più fatti sentire. Quindi io il 23 ottobre gli ho riscritto dicendomi che non mi avevano inviato il codice rintracciabilità e se il pacco me l'avevano spedito. Mi hanno detto che non riuscivano a spedirmelo in quel momento, perché comunque l'esemplare non era ancora pronto, via dicendo. Non ne ho più saputo niente. Quindi tutta la messaggistica con Gogo Bird è finita con quell'ultimo messaggio, di cui loro mi hanno detto che non ne sapevano niente, quando sarebbe stato disponibile me l'avrebbero fatto sapere. Adesso è passato molto tempo, devo dire tantissimo tempo, perché come abbiamo detto poco fa era ottobre, siamo a gennaio 2022. Esattamente l'altra sera, chi mi segue su Instagram lo sa, perché ho fatto comunque una storia dedicata, è arrivato un pacco col postino, un pacco molto grosso perché le dimensioni erano più o meno queste, quindi un paccone inaspettato, perché come vi ho detto non ne sapevo niente che mi dovesse arrivare qualcosa, soprattutto di quelle dimensioni. Ho dovuto pagare circa 5 euro al postino, quindi vabbè, poca roba. Ho pagato le 5 euro al postino, ho aperto il pacco e ragazzi, all'interno c'era, sì ragazzi, è arrivato, non me l'aspettavo, è successo come per lui, per il V-Copter Falcon, stessa cosa, è arrivato senza quasi che sapessi che dovesse arrivare. Qua ancora più inaspettata probabilmente, perché comunque essendo poi un prodotto che non avevo nemmeno pagato, perché me l'hanno inviato da provare, e non avendo più notizie proprio ho detto vabbè, avranno cambiato youtuber su cui appoggiarsi, non lo so. Quindi era proprio un prodotto che da cui non pensavo più. E quando ho aperto il pacco sono rimasto sconcertato, anche perché come vi ho detto il pacco era molto grosso, perché guardate la dimensione della valigetta, capite che mi sono detto ma chi mi ha inviato un prodotto così grosso con le poste? Quindi davvero sono rimasto senza parole, anche perché poi in realtà il prodotto mi interessa in maniera incredibile, perché il piccolo Gogo Bird, cioè lui, è un prodotto incredibile. E qua con questo nuovo prodotto che si chiama Gogo Bird Eagle, quindi un'aquila, quindi non è più un uccellino per bambini ma è un'aquila, è cambiato. Vedete che siamo passati dagli 8 più ai 14 più, quindi c'è stata proprio un'evoluzione sia dal punto di vista economico, perché comunque questo prodotto costa molto di più di quello, ma perché ha caratteristiche veramente incredibili. Per me e per voi che siete appassionati di prodotti che volano, ragazzi, questo è tanta tanta roba, perché parliamo di un prodotto, quest'aquila, che è in grado di volare fino a 500 metri di distanza, quindi ha un controller molto potente rispetto al suo fratellino più piccolo, che ovviamente ha un range di 40-50 metri al massimo. Qua abbiamo un range fino a 500 metri, può volare fino a 40 metri d'altezza, e ha un'autonomia della batteria che varia dai 12 ai 15 minuti se non sbaglio, quindi un prodotto pazzesco. E poi dovrebbe essere molto molto grosso, perché parliamo di un'apertura alare che dovrebbe essere circa di 61,5 cm e dovrebbe avere una lunghezza di circa 44 cm, quindi ragazzi, un'aquila davvero davvero in tutti i sensi. Però come state vedendo, il pacco è ancora completamente sigillato, non l'ho aperto, guardate, completamente sigillato,
e capite l'emozione che ho nel vedere come è fatto, perché soprattutto quando un pacco già non pensi che ti debba arrivare, già ti crea una sorta di emozione e gioia incredibile. Se poi il prodotto che ti hanno inviato è un prodotto di questo tipo, capite che è tanta tanta roba. Allora, adesso vado ad aprire la confezione, vi lascio comunque il link del prodotto qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata, perché adesso è anche in offerta rispetto al suo prezzo di lancio. Adesso costa un pochino meno, mi sembra che costa intorno ai $199 se non sbaglio. Adesso poi lo guardiamo da vicino, perché secondo me è un prodotto pazzesco. Allora vado ad aprire il cellophane. Sono quasi emozionato come con il V-Copter Falcon, incredibile. Sono stati 15 giorni veramente di emozioni incredibili dal punto di vista dei pacchi. Subito dopo Natale hanno iniziato a piovere pacchi veramente da emozionarmi in maniera pazzesca. Allora, qua abbiamo open, andiamo ad aprirlo. Quindi tutta carta, via. Logo Gogo Bird, valigetta di trasporto, ovviamente niente di trascendentale, è solo una valigetta antiurto, però con la sua maniglia che ci permette sicuramente, anzi vado a togliere anche il cellophane della maniglia, che però ci permette, vedete, il trasporto, anche perché è leggerissimo. L'Aquila pesa 155 grammi con le batterie, quindi capite che all'interno di questa valigetta c'è pochissimo peso, e anche la valigetta ovviamente è molto leggera, appunto per mantenere il senso del trasportare qualcosa di leggero. Andiamo ad aprirla. Wow, 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 che bello. Allora, manuale di istruzioni, quick start. Sentite l'odore cinese? No, non lo sentite? Io sì. Quando aprite questi prodotti cinesi che sono chiusi da tanto, viene fuori sempre questo odore tipico che mi piace un sacco a me, che magari è pure tossico, però è buonissimo. Quindi bisogna assemblarlo, perché ovviamente per riporlo nella valigetta va disassemblato, e va assemblato quando lo dobbiamo utilizzare, perché come vi ho detto ha dimensioni molto molto importanti. Comunque tutto questo poi lo guarderò con calma nel momento in cui dovrò assemblarlo. Allora, non so da dove partire. Partiamo da questo che è il carica batterie. All'interno della confezione dovrebbero esserci due batterie se non sbaglio. Qua ne abbiamo una, guardate quanto è piccola la batteria, piccolissima, è una batteria 7,4 volt da 520 mA, quindi qua ne abbiamo una, qua abbiamo cacciavite, poi qua abbiamo il controller. Ecco, questo diciamo è già un'evoluzione rispetto al controller che avevamo all'interno del suo fratellino più piccolo. Là era un controller molto piccolo, anche di dimensioni da tenere impugnato, perché comunque adatto soprattutto per i bambini. Qua invece ovviamente questo è un prodotto non adattissimo ai bambini, infatti vedete che è un 14 più di età, e anche ovviamente il costo è molto superiore, ed è appunto un qualcosa che più difficilmente si farà utilizzare ad un bambino. Quindi abbiamo il controller, qua abbiamo il cassettino per inserire le batterie, però c'è la vite da svitare di sicurezza, poi qua abbiamo il joystick di controllo, poi qua abbiamo un interruttore probabilmente per accendere e spegnerlo, qua abbiamo quattro tasti, questo per il decollo, questo per l'atterraggio, questo è una sorta di campanello, quindi probabilmente per farlo atterrare come emergenza, poi vedremo, e qua sembra un tasto per farlo girare in cerchio intorno a un punto di interesse, chiamiamolo così, e qua abbiamo altri due tasti che poi andremo a vedere bene il loro funzionamento. Quindi mettiamo via anche il controller, poi qua abbiamo la coda, vedete che la coda ha due microservi, cioè guardate come sono piccolini questi due microservi che vanno a comandare la direzionalità della coda, quindi per fare salire e scendere l'aquila nelle varie situazioni in cui lo stiamo pilotando. Qua abbiamo i contatti che andranno a collegarsi al corpo dell'aquila, che adesso andiamo a vedere. Esatto, vedete che qua abbiamo l'aggancio della spinetta della coda, quindi andrà ad inserirsi, presumo così, poi dopo guardo bene prima di andare a rovinarlo, prima di utilizzarlo, perché non vorrei fare danni, comunque il senso è quello. Qua abbiamo una cerniera, vado ad aprirla, ok, qua abbiamo una sorta di sportellino, vado a rimuoverlo,
e vedete che all'interno c'è la seconda batteria, quindi come vi ho detto nella confezione ci sono due batterie, quindi siamo intorno ai 25 minuti di autonomia totali tra una batteria e l'altra, che ovviamente si possono ricaricare con un power bank, quindi appena una finisce si può metterla a ricaricare subito con un power bank e portarla subito in carica, tanto sono talmente piccole che il power bank ce la fa a ricaricarla in maniera abbastanza veloce. Quindi chiudiamo la cerniera della pelle dell'aquila, perché in realtà questa è una sorta di vestitino, infatti tutto di stoffa, anche il muso di stoffa. Ragazzi, è fantastico perché secondo me l'impatto visivo quando questo vola è tanta tanta roba, perché volava in maniera incredibile, sembrava proprio un uccellino. Ovviamente poi i colori fluorescenti e l'effetto plastica, perché aveva le ali tipo di celofante, no? Per chi se lo ricorda nel video, qua invece essendo di questa sorta di stoffa l'impatto visivo sicuramente ancora più realistico. Poi qua abbiamo on off, quindi vuol dire che qua abbiamo l'interruttore per accendere e spegnere qua sotto, in teoria si sente qua sotto un tastino che è quello per andare a accendere e spegnere la nostra aquila. Vado a riattaccare l'adesivo, almeno mi ricordo dov'è, e il corpo, ragazzi, non so se ve l'ho fatto vedere, riapro la cerniera, è fatto in una sorta di materiale espanso simile a quello della valigetta, ovviamente un pochino diverso, ma la tipologia del materiale è quello. Infatti è leggerissimo, non ha peso e c'è all'interno anche la batteria, pazzesco, io non vedo l'ora di provarlo, perché se volava bene quello piccolo non voglio immaginare questo, soprattutto poi con un radiocomando che gli permette un range maggiore di volo, tanta tanta roba. Le ali ragazzi sono sotto al coperchio, qua sotto a questa specie di sportello che vado ad aprire, ed ecco qua le ali, vado a rimuoverle con delicatezza. Madonna come sono leggere, sono leggerissime, sembra che si possano rompere da un attimo all'altro. Ah, anche ora qua ci indica on off, dove c'è il pulsante d'accensione. Provo ad andare a montarle giusto per vedere le dimensioni che ha quest'aquila. Allora, non so se sto facendo giusto, lo monto provvisorio, è giusto per far capire il senso del prodotto, poi guarderò bene le istruzioni prima di andare a danneggiarlo. E il materiale delle ali è più bello rispetto a quello piccolino, perché quello piccolino era proprio un celofan lucido, questo invece è un materiale tipo, non so, quello degli ombrelli sembra un po', quindi devo dire che crea un effetto secondo me molto più reale. Questa è la versione aggiornata, perché era uscita una versione che aveva il muso fatto in un materiale anche quello tipo polistirolo, non so, mentre qua anche il muso è stato fatto di stoffa, come vedete, e innanzitutto l'impatto visivo migliore e poi è molto più antiurto, antitutto, più bello da vedere. Vado a montare la coda se riesco, giusto per far vedere le dimensioni totali del prodotto. Eccolo qua ragazzi, guardate che spettacolo, è uno spettacolo. Vado ad aprire completamente le ali, è fantastico, bellissimo, bellissimo. Vedete che la coda ha sopra queste paratie in specie di plexiglass molto molto sottile, che sono quelle che vedete che andranno ad alzarsi, sono trasparenti quindi non si vedono, ma sono quelle che andranno ad alzarsi, vedete? Sono quelle che fanno decollare, atterrare e virare questo fantastico GoGo Bird Eagle. Ragazzi, è bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. È leggerissimo, infatti come vi ho detto 155 grammi compreso di batterie, pazzesco. Adesso poi andrò a vedere bene come si monta il tutto. Qua poi abbiamo queste stanghette delle ali che andranno ad agganciarsi qua probabilmente. Poi qua cosa abbiamo ancora? Un altro manuale di istruzioni, il manuale completo, quindi qua abbiamo il manuale completo, mentre ovviamente quello che abbiamo visto all'inizio, che è questo, è l'avvio rapido, che poi è sicuramente quello che interessa di più. Il manuale è in inglese, quindi non c'è la lingua italiana, però c'è molte figure anche a colori, quindi è molto molto facile capire il tutto. Ecco che qua abbiamo la spiegazione dell'avvio e del decollo, che è simile a quello del suo fratellino minore. Quindi, come vi ho detto, il pulsante laterale del controller è per accenderlo e spegnerlo, i due pulsanti superiori sono per atterrare e decollare, quindi landing e take off. Poi vediamo qua, quindi i due tasti qua frontali, quello superiore serve per farlo salire di quota, mentre quello sotto per farlo scendere di quota. Il joystick serve per accelerare, quindi andando in avanti daremo più gas, poi ovviamente girare sinistra, destra e verso il basso per far scendere e far decelerare il GoGo Bird. Poi
abbiamo questi due tasti sotto, quelli che vi ho detto all'inizio, uno che è quello di sinistra, come vi ho detto, fa un cerchio, quindi lui girerà in cerchio, mentre l'altro, mentre qua il simbolo è proprio cambiato rispetto a quello che abbiamo nel manuale, qua abbiamo un campanello con l'H, quindi secondo me è più un pulsante d'emergenza per l'atterraggio, poi lo proveremo, ma secondo me sì, schiacciando qua, anche perché c'è un H dentro, quindi secondo me farà atterrare in maniera rapida questo GoGo Bird Eagle. Quindi ragazzi, penso di avervi spiegato tutto quello che ho scoperto anch'io con voi direttamente, perché come avete visto non avevo ancora aperto la confezione, non vedo l'ora di portarvelo sul canale, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, seguitemi anche su Instagram, perché sicuramente porterò qualche spoiler magari quando lo vado a provare, prima della video recensione che vedremo qua sul canale, magari qualcosa arriverà sicuramente nelle storie di Instagram, perché ragazzi, questo è pazzesco, pazzesco. Per noi che amiamo tutti questi droni che volano, questo ovviamente non è un drone, ma è un prodotto che affascina in maniera incredibile, perché poi ha un realismo pazzesco. Quindi ha questo modo di volare come gli uccelli, quindi è davvero incredibile nel vederlo volare, sembra proprio vero. E secondo me se lo facciamo volare in un periodo di caccia, probabilmente ce lo abbattono. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui vi ho portato questa anteprima anche per me, perché è davvero inaspettato, il GoGo Bird Eagle, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, mi raccomando, link in descrizione del prodotto se volete dargli un'occhiata, o comunque se volete vedere la recensione, la prova di volo, poi magari lo volete acquistare, il link è qua sotto in descrizione. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posterò sicuramente anche gli sconti di lui, questo Eagle della GoGo Bird, che veramente merita in maniera incredibile. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Al prossimo video, ciao!